con Arsenale in casa. Loredana Capone, bisogna giocare per vincere. Al via la maratona Telethon. A Parma un Lecce decimato. Buongiorno e ben ritrovati con TG News 24. Apriamo con la cronaca. Un uomo di San Donato, pedinato da tempo dai carabinieri, è stato trovato in possesso di droga e di una pistola. A casa una fabbrica per la modifica delle armi e varie munizioni, oltre a materiale vario, probabile provento di furto. Nella serata di ieri i carabinieri del Nord della compagnia di Gallipoli hanno arrestato Antonio Capone, 39enne di San Donato, dopo diversi giorni di indagini e pedinamenti. L'uomo era già conosciuto alle forze dell'ordine e proprio ieri i carabinieri dell'aliquota operativa hanno deciso di mettere fine al mercato della droga. Sotto osservazione ormai da giorni, i carabinieri hanno bloccato il 39enne a poca distanza da casa, che è stato trovato con indosso, oltre a 3 dosi di eroina, una pistola calibro 7.65 a tamburo, carica perfettamente funzionante, nonché altri 5 colpi di riserva in tasca. Si sono aperti così nuovi scenari, i militari hanno avviato la perquisizione nell'abitazione ed entrati in casa hanno rinvenuto altra eroina e hashish, oltre a tutto il necessario per il confezionamento. Ma la detenzione illecita non si è esaurita ad armi e droga, in quanto è stata scoperta una vera e propria fabbrica per la modifica delle armi e la preparazione di cartucce di vario calibro, completata da un piccolo arsenale dove non mancava proprio nulla. Inoltre sono stati rinvenuti diversi pugnali di varie misure, tra cui anche una baionetta. Nel garage della stessa abitazione poi 18 televisori di ultima generazione, 4 sistemi home theater, 10 lettori DVD, 16 stereo, 4 schermi DVD e 2 macchine da caffè, tutto probabile provento di furto. L'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Lecce. Ancora cronaca, bottoni, borchie in metallo, etichette in pelle, bobine di nastro. 150.000 di questi accessori per abbigliamento sono stati sequestrati dai finanzieri della tenenza di Casarano. Ogni singolo prodotto era imitazione di un noto marchio italiano di abbigliamento casual. I controlli sono stati effettuati presso una ginseria del Sud Salento, all'interno della quale le Fiamme Gialle hanno esaminato tutta la documentazione contabile al fine di individuare la provenienza e la destinazione dei prodotti contraffatti e per eventuali approfondimenti di carattere fiscale. Nel corso dell'attività i finanzieri hanno denunciato l'amministratore della società, un 35enne di Casarano. Voltiamo pagina. Ieri sera Loredana Capone è stata protagonista dell'inaugurazione del comitato del PD. Accanto a lei il magistrato Gianrico Carofiglio. Per noi Miriam Gabellone. Una Capone battagliera, quella che si è presentata ieri al comitato elettorale del Partito Democratico in via Milizia. Al suo fianco Alberto Maritati, Fabrizio Marra e soprattutto Gianrico Carofiglio, magistrato, scrittore ed anche senatore dei Democratici. Qualcuno mi dice, ma chi te l'ha fatta fare? Ci scherza su la vice di Vendola. Ci sono momenti in cui bisogna mettere da parte l'egoismo e i tornaconti personali, ha dichiarato, e pensare al gioco di squadra. E a Lecce si vince soltanto con il gioco di squadra. Stando ai sondaggi, lei sarà la vincitrice contro l'antagonista Paolo Perrone. Ma perché si avverino, la Capone lancia un appello alla cittadinanza. Ogni cittadino che vuole vedermi candidata sindaco è giusto che porti un po' di amici insieme a lui a votare il 22 gennaio prossimo per le primarie della città. Io credo che sia una battaglia che ci possiamo giocare. Questa destra che sta in questo momento al governo ha realizzato ben poco, si è appiattita, la città è bloccata. Abbiamo bisogno di guardare avanti, di avere speranza nel lavoro, nel futuro, di avere la speranza che questa città davvero esprima le sue potenzialità, le sue grandi potenzialità, perché ha un capitale umano veramente straordinario, ha un insieme di monumenti veramente importante. Ora questi monumenti si rischiano di nascondere, noi dobbiamo far sì che il capitale umano abbia la sua opportunità di espressione e vogliamo farlo vincendo però già alle primarie. Non è una sfida contro, è una sfida per. L'obiettivo della candidata alle primarie è dunque quello di vincere per mandar via l'amministrazione di centrodestra, che come ha dichiarato la Capone fa parlare di sé soltanto con inchieste giudiziarie e scandali, l'ultimo riguardante il tema scottante Filobus. Ieri sera ha preso il via la maratona Telethon presso la BNL di Piazza Sant'Oronzo a Lecce, tante le iniziative che si svolgeranno nel corso dell'intero weekend. Miriam Gabellone.
Telethon 2011, ieri pomeriggio, ha iniziato a vivere la sua fase conclusiva. Il sostegno alla ricerca contro le malattie genetiche ha bisogno del contributo di tutti i donatori. La Banca Nazionale del Lavoro di Lecce ha aperto le sue porte per la cerimonia inaugurale presso la propria sede in Piazza Sant'Oronzo, alla presenza delle massime autorità militari, istituzionali e politiche. Tra i tanti, presente il consigliere regionale del PDL, Rocco Palese. La ricerca è la base fondamentale di quello che può essere la prospettiva e la speranza un po' di tutti, soprattutto per quello che riguarda i giovani e le nuove generazioni. Una vera e propria gara di solidarietà, una manifestazione particolarmente sentita dai salentini che hanno donato per il solo fine di sostenere la ricerca. Solo con l'impegno e l'aiuto comune si possono ottenere importanti risultati e la BNL da anni si adopera per questo, per Telethon, per raccogliere fondi e diffondere la cultura della solidarietà. È partita ieri, è partita la fase finale della maratona conclusiva che, come ormai tutti sanno, si concluderà domani a mezzanotte. Quindi sino a domani a mezzanotte la BNL di Piazza Sant'Oronzo, ma in genere tutte le sedi della BNL, rimarranno aperte per accogliere i versamenti. Una non stop che vede pronti e appassionati tutti i dipendenti. Quindi ieri abbiamo chiuso alle 10 di sera, questa sera a mezzanotte, e quindi venite a trovarci, venite se volete fare un versamento, vi siamo grati. Se volete stare con noi a condividere gli eventi musicali, tanti e di grandissima qualità, saremo felici di condividere con voi queste ore. Tutti coloro che aiutano Telethon gratuitamente in modo disinteressato consentono a noi di poter dare a Telethon tutto quello che si incassa. I salentini rispondono con la solidarietà puntuali, e questo è anche testimonianza che danno un'indicazione precisa di cosa è importante. In occasione dei 40 anni della Caritas italiana è stato presentato ieri sera a Lecce un report che mette sotto la lente il fenomeno della povertà nel capoluogo salentino. Abbiamo raggiunto al telefono la professoressa Maria Mancarella, curatrice del report. Allora, innanzitutto vorrei evidenziare l'importanza di questo rapporto, che nasce da una sinergia nuova, e cioè da un protocollo d'intesa tra la Caritas, la provincia, il comune e il Dipartimento di Scienze Sociali della Comunicazione dell'Università del Salento. Sì. Quindi già questo è un aspetto innovativo e importante. Un'altra cosa che c'è da precisare è che la povertà che noi abbiamo censito è quella già acclarata, perché si tratta delle persone che passano dai centri d'ascolto della Caritas, quindi persone che sono già povere. Un aspetto un po' inquietante, preoccupante, che è già un po' nell'aria, ma noi ne abbiamo avuto la certezza attraverso i numeri, che la povertà comincia ad attraversare e ad entrare anche nelle famiglie che fino a poco tempo fa pensavano, si ritenevano immuni da questo rischio, che si è allargata moltissimo l'area della vulnerabilità, cioè del rischio di povertà, e che sempre di più le famiglie, soprattutto in cui c'è un uomo che ha perduto il lavoro, o le famiglie di donne separate, vedove o di pensionate, che pur avendo un reddito, una casa stabile, un domicilio stabile, non riescono a far fronte alle esigenze minime della vita quotidiana e sono costrette a ricorrere alla Caritas, e quindi a chiedere e ricevere sostegno per la sopravvivenza. Ed ora la pubblicità, a dopo con lo sport. Ho sempre sognato un mondo più pulito. Lo sogno anche per il futuro di mio figlio. L'albero d'oro Beghelli, fonte del tuo risparmio. Migliorare la qualità della vita è un obiettivo che richiede una continua ricerca tecnologica. Crivalex Energy. Un forte equilibrio tra innovazione e tradizione attraverso un nuovo modo di pensare l'energia. Scegli il sole ora. Tocca a te, Crivalex Energy, www.crivalexenergy.it. Ladies and gentlemen, Victor 1966, 45th anniversary. Victor 1966. Evoluzione continua.
Per la gara contro il Parma, il tecnico giallorosso Serse Cosmi è costretto a scelte obbligate. Benassi costretto a dare forfè nell'occasione convocati anche Diamutene e Bergugnù. Luigi Taurino. Sono 21 i giocatori convocati da Mister Cosmi in occasione della doppia trasferta che vedrà i giallorossi impegnati contro il Parma domani e l'Inter mercoledì nel recupero della prima giornata di campionato. Sono rimasti a casa Giandonato, Mesbah, Bertolacci, Ofere e Benassi, che fa parte della lista, ma che all'ultimo momento è stato costretto a dare forfè. Tra i partenti figurano anche Diamutene e Bergugnù. Per la sfida del Tardini, quindi, il tecnico perugino avrà gli uomini contati e di conseguenza alcune scelte saranno obbligate. Non disponibili Tomovic o che si spera di recuperare per la gara di San Siro, domani il Lecce dovrebbe scendere in campo con Julio Sergio tre pali, difesa a 4 con Oddo, Ferrario, Carrozzieri e Esposito, Strasser davanti ai difensori, linea mediana con Cuadrado, Giacomazzi, Olivera, Di Michele e Muriel di punta. Allo stadio Tardini fischierà Gava di Conegliano Veneto. Calcio d'inizio alle ore 15. Vi ricordiamo che è partita ieri la rubrica Point Bet, le scommesse per il weekend di Lecce News. Ogni venerdì i nostri esperti vi consiglieranno le partite dei campionati di calcio italiani e stranieri su cui puntare. Ma mi raccomando, giocate sempre con responsabilità. Il nostro telegiornale termina qui, vi auguriamo un buon fine settimana.